Ciao a tutti ragazzi e benvenuti, siamo qui oggi con le offerte di Halloween, però di Xbox, le migliori offerte secondo noi. Offerte Shock October. Allora, vai fino al 3-4 novembre più o meno. Perché... risparmia fino al 70%. Ok, vediamole subito. Diablo Prime Evil Collection, che in sostanza è il gioco che è uscito da pochissimo, remastered remake, più alcuni DLC. 42 euro è un prezzo ottimo, considerando che la versione standard costa 40 euro. Resident Evil Village, 46,89€, come prezzo non è male. Come potrebbe stare 40, però direi che va bene, alla fine il gioco almeno a noi è piaciuto un sacco. Trovate la recensione sul canale. La serie. The Medium, vabbè, questo 37,50€. Ma essendo incluso sul Game Pass non ne vale la pena ovviamente a comprarlo. No, quindi sconsigliato. E il prezzo poi è un po' troppo alto, eh? Meglio 30 euro, considerando che su Xbox è uscito a gennaio. The Evil Within 2. 13,19€ invece di 39,99€. Ci sta. Anche se a noi non è che è piaciuto particolarmente. E poi vabbè, però è incluso sempre sul Game Pass, quindi... vabbè, sì, infatti conviene sempre il Game Pass. Stessa cosa anche per Dead by Daylight, è sempre sul Game Pass, quindi piuttosto che pagarlo 15 euro, conviene farsi il Game Pass. Abbiamo poi il Call of Duty Black Ops Cold War, che non so cosa include esattamente. Comunque vabbè, per i Call of Duty, visto che a molti interessa solo online, ormai esce il nuovo, è un po' inutile comprare questo. Vabbè, Little Nightmare, però questo è senza DLC, 5 euro, diciamo che ci sta, però è meglio trovare la versione con i DLC che sta di solito a 8 euro in offerta. La famiglia Adams, questa è la prima volta che vedo questo gioco. No, questo è uscito da pochissimo. Ah sì? Sì, sì, sì. Beh, 34 ore invece di 40, se è uscito da pochissimo... non so adesso cosa fanno, però vabbè, diciamo... sembra carino, un gioco per famiglia ovviamente. Dead Space 3, 4 euro. Vabbè, questo in realtà è da comprare, anche se il Dead Space che mi è piaciuto di meno, però 4 euro sono pochi. Questo è disponibile col Game Pass Ultimate, essendo EA. Poi la prima antologia horror, ovvero Men on Medan, 9,89€, ci sta. A noi non è piaciuto particolarmente, vabbè. Però vabbè. Diciamo 10 euro ci stanno, sì, sì. Dai. Un prezzo giusto, in ogni caso è incluso nel Game Pass. Offerta che capita spesso questa offerta, però è buona perché include a 10 euro Bioshock 1, 2 e Infinite le Remastered. Normalmente fanno le truffe e le vendono a 15 euro l'una. Qui 10 euro tutte e tre insieme. Conviene tantissimo, quindi se non ce le avete approfittate. Soprattutto per quelli che magari non possono comprare l'edizione fisica, che costa sempre a questo prezzo. Resident Evil 7, 10 euro oppure incluso sul Game Pass. Questo in ogni caso non contiene i DLC. Quindi diciamo meglio il Game Pass in questo caso, dai. Agony, che non abbiamo ancora provato, l'abbiamo comprato, fa schifo a tutti. Comunque 2 euro come prezzo ovviamente. Vabbè, se volete buttare 2 euro. Ci sta proprio una prova, 2 euro. Batman Arkham Knight, questa dovrebbe includere anche Season Pass, costa 15 euro, vabbè, come prezzo è giusto, il gioco comunque è molto bello. Biomutant, 38,99€, gioco uscito abbastanza di recente, ed è calato di prezzo anche abbastanza velocemente, però questo è uno dei prezzi più bassi che ha mai raggiunto, quindi ci può stare se mai lo state proprio aspettando un calo. Se no, vabbè, aspettate ancora che magari cala di più. Black Mirror, 10 euro, questo l'ho giocato e completato al 100%, è un'avventura grafica con tinte un po' horror, carina, nulla di che. Diciamo su PlayStation, consiglio sempre di giocarla su PlayStation Now perché l'acquisto non lo reputo proprio validissimo. Quindi in questo caso direi di aspettare 5 euro. Se state cercando i Castlevania, quelli i vecchi o quelli usciti tipo PS3 360, ci sono un po' tutti in forte sconto, cioè costano veramente spiccioli. A parte questo che 12,50 è un po' altino, però gli altri sono ottimi prezzi. E la Deluxe Edition di Code Vein, 22,50. Consigliato, se vi piacciono i giochi un po' stile Dark Souls. Però questo è tipo anime anche. Però questa è la Deluxe, mentre la Standard la trovate già sul Game Pass. Quindi se vi può interessare solo la storia, passate sul Game Pass. Control, questa è l'edizione Standard, senza DLC. Vabbè, quindi già sul Game Pass, quindi magari approfittandone lì.
Vi consiglio di cuore di comprare quindi a 7,50€ il pacchetto dei DLC e col Game Pass fate la combo e quindi pagate solo i DLC. Mm. Cyberpunk 46,89€, un prezzo altissimo. No, sconsiglio. Comunque no, il gioco tra un po' fa un anno, hanno sistemato tutti i vari problemi, adesso è godibilissimo ovunque per come abbiamo sentito, però è troppo, è quasi il prezzo da day one. Sì, e poi non c'è nemmeno l'aggiornamento next gen, quindi non ci stanno. E non ci sarà fino all'anno prossimo. Darksiders Genesis invece 10€, è un prezzo straconsigliato, però solo se potete giocarlo in coop locale con un amico o online sempre con un amico con cui potete comunicare. In quel caso diventa un gioco bellissimo, in singolo penso sia un po' palloso. Mentre Darksiders 3, questo 15€, di solito c'è il pacchetto che mettono, che non costa tanto, include 1, 2 e 3. Sì, quindi magari aspettate il pacchetto. Sembra interessante questo Dark a 13,99€, che supporta anche serie S e X, cioè ottimizzato per serie S e X, 14€ invece di 20. Dovrebbe essere un rompicapo? Sembra carino, dai. Vabbè, magari lo proveremo. Il primo Dead Space e il secondo Dead Space a 4€, stesso prezzo del 3. Non so perché li hanno messi qua. Staccati, chissà perché. Comunque, questi sono straconsigliati. A sto punto 12€ prendete tutta la trilogia, oppure se vi fate un abbonamento a Game Pass Ultimate, però, potete giocarli tutti lì. Il remake di Destroy All Human. 21,99€, vabbè, un po' caro, meglio sul Game Pass. Hanno annunciato da poco il remake anche del sequel del 2, però appunto 22€ esagerato, come detto già, Game Pass. Diciamo le offerte dell'Xbox bene o male sono quasi sempre Game Pass, cioè se vi fate il Game Pass le offerte potete anche non guardarle più. Doom Eternal per esempio 28€ standard, senza DLC, esagerato, anche perché sta sul Game Pass. Mentre un prezzo buono è Dragon Age Inquisition e Mass Effect Andromeda a 12€. Sì. Se invece mi interessa solo Dragon Age, 7,50€ c'è la Gold Edition, c'è la GOTY, che include anche i DLC. E per Dragon Age sono importanti perché il finale è incluso proprio in questi DLC. E poi vabbè, c'è la versione standard sul Game Pass, però è meglio questa a 7,50€ in questo caso. Poi c'è Dragon Ball Xenoverse 2, 10,50€, un prezzo giusto. Evil Inside 9€, sconsigliato, un gioco che dovrebbe durare un'ora ed è anche brutto da come abbiamo sentito, quindi meglio aspettare un calo di prezzo, questo è tipo Agony alla fine, per come calerà. Per i vari Gears, ovviamente se vi piace la serie, conviene farvi il Game Pass, dove li trovate tutti. Ah, questo è il remake di Ghost and Goblins, che è uscito qualche mese fa. 20€ invece di 30 è un prezzo buono se proprio lo state cercando, però in realtà è troppo caro. Sì. Meglio aspettare 10€. Grim Fandango, Remastered e Hello Neighbor, se vi interessa, li trovate sul Game Pass. Però 7,50€ per ognuno non è male come prezzo. Se invece vi piace Pikmin di Nintendo... Ogni volta lo diciamo. Potete provare Hotel Transylvania 3, che io ho giocato al 100% ed è stato a modo suo carino. Non c'entra nulla col film, quello che diciamo Hotel Transylvania 3, però è carino il gioco. Mad Max, questo l'ho vissuto molti anni fa, è bello a modo suo, è un open world, non so se è collegato anche lui al film. Però 7€ per me li vale, comunque è stata una bella esperienza. I vari Metro, 4€ l'uno per 2033 e Last Light. Anche se qui conviene sempre aspettare il pacchetto. Vero, vero. Mortal Kombat 11, questo include anche le espansioni, quindi se siete un appassionato che stava aspettando il momento giusto, questo è il momento giusto. 30€ con espansioni incluse. I vari Piante verso Zombie, questi sono inclusi col Game Pass Ultimate. Per comprarli, beh, non è che costano tanto, si tratta di 4-6€. Vabbè, sì, quindi volendo, se volete provarne giusto uno, conviene pure comprarli. Invece, se li volete giocare proprio tutti, conviene il Game Pass. Ultimate, però, eh. Remothered Broken Porcelain è calato di prezzo molto velocemente a causa dei problemi che aveva all'inizio. Il gioco, secondo noi, merita. 9,89€, un prezzo più che giusto, quindi potete acquistarlo. Soprattutto se avete giocato il primo Remothered, che adesso penso non ci sia in offerta. Abbiamo poi i vari prezzi dei vari Resident Evil. Sempre gli stessi. Resident Evil 0 a 5€. Resident Evil 4, 5, 6 a 8€.
E poi c'è Resident Evil 1 anche sempre a 5€. Resident Evil 7 Gold Edition a 20€, che questo include anche DLC. E questo come prezzo ci sta alla fine, è un prezzo giusto. Il Season Pass è comunque abbastanza corposo. E quindi se non avete ancora giocato Resident Evil 7, o lo trovate la versione standard sul Game Pass, oppure conviene comprare questa a 20€. Poi abbiamo la collection, che vabbè è la stessa di questi qua se li comprate singoli. L'unica differenza è che qui lo Zero è versione deluxe, quindi avete i costumi extra di Billy e Rebecca e costa 10€. Poi c'è la classica Raccoon City Edition, che include 2 e 3 remake a 31,99€. Il 2 a 16€, il 3 a 19,80€, la deluxe del 2 a 20€. Sono tutti prezzi ottimi in base a quello che vi interessa, anche se la deluxe del 2 non offre chissà che, sono ricompense, armi, roba comunque nulla di imperdibile, anzi forse le ottenete tranquillamente anche giocando. Vabbè, Resident Evil Revelation 1 e 2 a 16€, anche questo conviene. Sì, perché poi i singoli c'è il 2 a 12€, che però è deluxe, il primo a 8€. E poi questa è un'ottima offerta se vi interessa 4, 5, 6, perché in pratica vi regalano a 50 centesimi, cioè a 50 centesimi pagate tipo Resident Evil 6, perché risparmiate 7,50€. Questa ovviamente non è un'offerta, visto che le 7 gold sta a 20€, e quindi pagate 47,50€ Village per quanto è la deluxe. Vabbè, però è la deluxe, diciamo. Beh, conviene se proprio siete amanti mai del digitale e volete pagare tanto per Resident Evil 7 e 8. La collection di Silent Hill, che include Silent Hill 2 e 3, due giochi che abbiamo trattato nella nostra rubrica di Invecchiato Bene oppure no, 7,50€ è un prezzo giustissimo. Se vi volete avvicinare ai Silent Hill o se volete rivivere l'emozione, ci sta. The Sims non so che c'entra con i giochi horror, però vabbè, comunque 7€ e 5€. Ora c'è la cosa vampiri. Sì, lo so, però questa è l'edizione standard. No, non è l'edizione standard. È la deluxe, quindi che include qualcosa in più probabilmente. Però ci sono così tanti pass che non esiste un'edizione che li include tutti. Ci avete consigliato Skele Attack, ci avete consigliato su Switch, però... Questo sembra carinino, questo lo dobbiamo prendere. Ce l'hanno consigliato su Switch qualcuno di voi. Sembra veramente carino, da provare. 5€ è un prezzo anche bassissimo. Invece di 20. Poi, consigliatissimo, tra i possibili, quasi sicuri giochi dell'anno, abbiamo Tales of Iron, gioco che abbiamo amato alla follia. C'è anche la recensione. È il primo gameplay, se siete curiosi. È uscito da pochissimo, quindi 20€ ci sta. Evil Within, eccolo. Questo su Xbox a quanto pare non è stato colpito dalla maledizione che ha colpito la versione digitale PlayStation, che lì in offerta costa 20€. Qui invece costa 10€ al prezzo fisso di 20 normalmente. E anche sul Game Pass. Qui sono tutti giochi spettacolari. Abbiamo The Raven a 7,50€, la remaster. Questo va comprato. Consigliatissimo questo se non l'avete giocato. L'abbiamo riscattato col Gold. Veramente. Veramente. Si installa con Xbox Live Gold. Quindi vuol dire che ce l'abbiamo riscattato in passato e non lo sapevamo. Ah, queste sono le scoperte che fanno piacere. Comunque questo gioco dell'anno, andate tranquilli, è stupendo. Sinking City 9,99 è consigliato. E The Walking Dead trovate tutti questi, invece di comprarli li trovate sul Game Pass, tranne l'ultima serie, questa dovete acquistarla. Però vi segnaliamo che, a parte il primo che ha la lingua italiana, gli altri sono tutti in inglese. Ah, questo adesso non ci mostra il prezzo, però l'altra volta è andato in offerta a 3,50€. Quindi penso costerà più o meno tanto, visto che c'è sempre lo sconto dell'85%. Compratelo, perché non si trova facilmente per Xbox. Abbiamo poi sempre The Witcher, vedi? La Gothic include DLC a 10€. E conviene sempre questa. Se poi avete già per caso comprato la standard, in quel caso allora o comprate il Season Pass a 7,50€, o se volete solo una delle due espansioni, se per caso ne avete addirittura già una, le trovate anche sfunte. Ricordate però che la standard ha un set di obiettivi diverso da quello della GOTY, quindi potete fare anche doppio 100% oppure uno l'altro. Ah, Thronebreaker, questo è bello. Però sempre la stessa cosa, non so che ci fanno i giochi horror. Comunque fa un po' paura, ci sono tutti quei mostrini, ghoul e cosa. Comunque 6€, questo è carino, è un'avventura, si esplora, si raccolgono risorse, si guida l'esercito, però si
combatte solo col Gwent, con le regole originali, non quelle presenti in The Witcher 3. Poi Twin Mirror, anche questo molto molto interessante, 15 euro invece di 30, il gioco è uscito se non sbaglio a settembre dell'anno scorso. Vampyr a 10 euro, un prezzo più che giusto se vi può interessare la storia di questo vampirone. Beh, noi l'abbiamo giocata, a te non è piaciuto? A me abbastanza. Non è che non mi è piaciuto, avevo aspettative troppo alte. E poi niente, ci sono varie espansioni di World War Z, anche se questo è Aftermath, che è uscito di recente, 34 ore invece di 40, una sorta di sequel del primo World War Z, con tutte le varie espansioni. E poi abbiamo Zombie Army Dead War 4, questo lo trovate anche sul Game Pass. E sono finite qui le offerte di questo Shocktober, se non so se vi hanno scioccato queste offerte, però abbastanza, diciamo ci sono alcune cose interessanti. Noi ovviamente su Xbox non tendiamo mai proprio a guardare le offerte tipo dire questo lo compriamo, sono un po' con i giochi più retro, perché comunque su Xbox tu ti basi molto sul Game Pass, quindi dici compro, poi me lo metto sul Game Pass e me lo gioco lì. Comunque fateci sapere come al solito cosa acquisterete, e i nostri consigli sono questi, e come sempre vi invitiamo a lasciare un like, a condividere e iscrivervi. Alla prossima!